Lorella Romanini, dirigente, direttrice amministrativa di Montichiari Multiservizi negli studi di Tempo Radio per filo diretto. Bentornata, buongiorno. Grazie, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno. Noi gli ascoltatori sa che li invitiamo sempre a partecipare alla trasmissione per mandare messaggi SMS e Telegram. Il numero è il 348-3188-339 per chiamarci. 0376 63 1709, poi ancora dirette streaming su Facebook, in DAB, su YouTube, Tempo Radio Live e quant'altro. Allora, dunque, cominciamo col, visto che siamo a fine gennaio, non sembra, ma comunque tiriamo un bilancio 2023, come è andato, insomma, sì, tantissime cose che avete fatto, tra l'altro. Sì, abbiamo fatto tante cose, è stato finalmente un anno di tornare un po' alla normalità dopo gli anni così difficili del Covid, e siamo riusciti quindi ad tornare ad attività sempre più interessanti. Allora, noi stiamo proprio lavorando al bilancio sia dal punto di vista economico, che è stato un bilancio tutto sommato positivo, e sia dal punto di vista degli obiettivi che abbiamo raggiunto nei vari settori della società. Inizierei questa volta dalle farmacie, di solito inizio dalla RSA, invece inizierei dalle farmacie, che sono andate entrambe bene. E c'è stato un lavoro importante anche di rilancio, di ascolto della farmacia, in particolare della farmacia 2, che ha fatto un po' fatica nei primi anni. La farmacia 1 è andata benissimo e c'è sempre questa attenzione molta alla clientela. Sono sempre più farmacie di servizi, quindi oltre ai farmaci si danno consigli, si fanno incontri sulla salute, e sono state un presidio importante in questi anni, secondo me, le farmacie, le nostre comunali in particolare. La novità per noi di quest'anno, dell'inizio del 2024 sulla farmacia comunale 2, è che ci lascerà il direttore, il dottor Marco Filippetti, perché farà un'esperienza diversa. Dopo 25 anni ha ritenuto di voler fare un'esperienza diversa, e naturalmente questo per noi è un dispiacere, perché una persona che è il direttore della 1. Sì, il direttore della 1 va a aprire una comunale, e quindi si vuole fare questa sfida, e io mi sento di ringraziarlo moltissimo per tutta la professionalità e l'amore per il suo lavoro che ha prestato in questi anni, e gli auguro di riuscire, senz'altro riuscirà bene. Quindi noi adesso poi volevo rassicurare tutti, anche se il dottor Filippetti ha deciso, giustamente, perché dopo tanti anni ha deciso di provare qualcosa di diverso, la farmacia 1 continuerà ad offrire i suoi servizi con la massima professionalità, con le dottoresse, con i commessi, che sono già molto attenti a mantenere alta la qualità che c'è sempre stata. Quindi queste un po' le novità nelle farmacie. Abbiamo lavorato. Si nominerà un altro direttore o direttrice. Sì, adesso infatti parliamo con le dottoresse interne. Più facilmente, perché come in medicina, anche in farmacia ci sono quasi tutte iscritte donne. Per cui, donne, sicuramente, per cui sì. Verrà nominato prima, va via il 12 febbraio, il dottor Filippetti, poi verrà nominato un nuovo direttore e una nuova direttrice. E sicuramente la qualità dei servizi ai clienti rimarrà immutata. C'è stato molto rilancio anche dei musei, grazie naturalmente al lavoro strettissimo con l'assessorato alla cultura del comune di Montichiari, in particolare il castello, dove sono aumentati di parecchio i matrimoni. Ce n'è stato uno anche ieri, nonostante il freddo e il tempo poco clemente, c'è stato un matrimonio. La sposa visita di Tulle con le braccia nude, vabbè. Infatti non la so goduria, come faceva, infatti, ecco. Però c'è stato, e vorrei dire appunto, se c'è qualche giovane coppia che è interessata per la primavera, per l'estate, il castello si presta molto per i matrimoni. Abbiamo la sala d'armi, dove si può fare il matrimonio all'interno in un numero limitato, invece il parco è molto grande, per cui organizzandolo all'esterno, nel giardino all'italiano, nel parco, effettivamente è possibile fare una bella cerimonia. E abbiamo lavorato molto anche con la Galleria Civica, grazie all'associazione Caleidoscopio presieduta dalla dottoressa Morè, e adesso inizierà una mostra proprio sabato prossimo che si chiama Animali e Colori, ed è una mostra che verrà fatta dall'associazione di pittori, chiamiamoli così, di pittori amatori, cioè persone che dipingono per
perché è la loro passione, che si trova ogni martedì al centro diurno Casa Bianca. Quindi queste persone che per diletto dipingono faranno questa mostra sugli animali, e quindi con attenzione molto all'ambiente, gli animali e i colori, e vi invito a visitarla da sabato prossimo, rimarrà penso per tutto il mese di febbraio. Quindi noi abbiamo fatto tante cose, poi adesso ho tenuto per ultimi i nostri servizi sociali che sono RSA. No, ma giusto, di solito iniziamo con quello, invece facciamo vedere che la Montichieri Multiservizi è multiservizi, cioè parla proprio di tante cose. Sì. Guardi, anzi, le tiro non uno sgambetto, ma un assist, il contrario, anzi. Siccome lo hanno chiesto, fate anche la fisioterapia anche ai non degenti, sì, eccetera, a prezzo calmierato. Facciamo la fisioterapia alle persone esterne, agli esterni a prezzo calmierato. Sì, quindi anche lì vi invito a leggere sulle nostre pagine social, sul sito, oppure il solito numero 030 96 14 00. Per qualsiasi informazione potete parlare con la nostra responsabile del servizio fisioterapia, che è la dottoressa Terlera, che è molto competente e vi spiegherà tutto. Benissimo. Quindi 96 14 00 00, 030 no, per Montichiari, sì, 030 Brescia. Perché Montichiari. Allora, passando poi a quelli che sono i servizi per gli anziani, noi abbiamo la residenza sanitaria assistenziale Casa Albergo per Anziani, abbiamo il centro diurno integrato, la RSA aperta, anche quella ha funzionato molto bene nell'anno 2023 e speriamo continui con questa positività. E quindi poi abbiamo i mini alloggi Villa Lucia. Allora, nella RSA abbiamo lavorato molto con tutto il comparto sanitario per soprattutto formare il personale. Vi ho già parlato in passato di come sia, poi penso sia abbastanza immaginabile, come sia difficile lavorare in un servizio così complesso, con anziani spesso molto debilitati, con gravi problematiche, anziani fragili, molto, molto anziani, per fortuna, perché prima stanno a casa loro e stanno bene o hanno altri servizi. E quindi c'è la difficoltà di approcciarsi anche a livello psicologico con persone così compromesse. Perciò abbiamo curato molto la formazione, adesso ci saranno i questionari per rilevare il livello di stress, abbiamo fatto un corso di mindfulness, noi siamo già attenti a questo aspetto da alcuni anni. La mindfulness la possiamo definire un po' meditazione, traducendola, no? È una forma di meditazione guidata e abbiamo fatto un corso che è stato molto apprezzato, che porta poi a un livello di gestione dello stress che sia compatibile con lavori così complessi. Cioè, la finalità è quella lì. Sì, teniamo conto che quello che bisogna sempre ricordare quando parliamo con un'operatrice, normalmente anche lì sono donne, per lo più, 7 a 1 se non mi sbaglio, quando teniamo conto che magari l'anziano che a noi dà fastidio perché continua a ripetere la stessa cosa, lei se lo sente tutti i giorni, tutto il giorno. Sì, infatti quello invito sembra dunque. Poi noi abbiamo un sistema di qualità da alcuni anni, arriveremo sicuramente alla certificazione, abbiamo avuto un rallentamento a causa del Covid, ci certificheremo secondo le ISO per la qualità, e quindi il nostro sistema di qualità prevede anche la gestione dei reclami, per cui io invito i parenti, se hanno qualcosa che non va, che non li soddisfa, di rivolgersi in portineria, c'è un apposito modulo e possono compilarlo e avranno risposta da me entro 15 giorni. Però collegandomi a quello che lei stava dicendo, bisogna anche essere tolleranti, perché si tratta di un lavoro complesso, quindi bisogna anche capire, dare le priorità, capire cos'è prioritario per un anziano. Perché abbiamo, per dire, non puoi farmi una segnalazione perché i bigodini usati dalla parrucchiera erano troppo piccoli. Questa non se l'ha inventata, mi sa che l'è successa veramente. È successa davvero. Quindi ecco, inviti parenti. A me non sarebbe mai venuta in mente una cosa, questa sì, l'è successa davvero, che li voleva più grandi perché la messa in piega non era il parente, perché l'anziano lui è tranquillo, non è quello, l'anziano era tranquillo. Quindi invito i parenti senz'altro a segnalare, però dando le giuste priorità. Noi ad esempio curiamo moltissimo la parte sanitaria, che sapete abbiamo delle 3 medici molto bravi, la parte di animazione che è molto importante, e sono state introdotte nuove attività oltre alle solite che gestiamo. Adesso abbiamo già in programma 3 diversi ambiti,
la cura di sé, quindi la nostra animatrice della cooperativa Progetto Persona, Alice, ha iniziato con mettere lo smalto alle anziane, curare la pelle, cioè queste piccole cose legate alla cura di sé. La cura dell'ambiente, e faranno l'orto in primavera proprio per così per poter raccogliere i pomodorini, fare l'insalata, per tornare a vedere insomma che la natura rinasce in primavera. E la cura degli altri. Sulla cura degli altri, che vuol dire anche i propri vicini, i propri amici, le persone che ti stanno vicine nell'RSA, ma pensavamo anche un animale domestico. Stiamo pensando anche di prenderci cura. Noi abbiamo una colonia felina. Io amo molto gli animali, gatti, cani, quindi figuriamoci se non c'è una colonia felina, nel senso che ogni tanto ci portano un gattino. C'è una colonia felina da diversi anni protetta. Ma più conosco gli uomini, più amo gli animali. Esatto. E ci piacerebbe magari che anche gli anziani, noi i gatti li diamo da mangiare, però che magari gli anziani potessero anche prendersi cura di un cucciolo. Quindi le animatrici hanno tanti progetti. Una cosa bella che hanno fatto in questi giorni, legata alla giornata della memoria, è raccogliere i ricordi, le testimonianze degli anziani. Le hanno raccolte in un libricino che poi è stato donato ai parenti, perché appunto è importante, anche se i nostri anziani non hanno ricordi tanto, per fortuna, delle leggi razziali, più della guerra, ecco, però è stata anche quella un'attività interessante. Le faccio una domanda che è particolare, credo non se l'aspetti. L'animazione va col tempo cambiando, cioè mi spiego, i settantenni di oggi, per esempio, che tra 10 anni saranno ottantenni, tra 20 saranno novantenni, cioè sono quelli di gusto, che? Sì. Cioè, tanto per intenderci, Rolling Stones, sì, Beatles, cioè, quindi anche l'animazione deve poco per volta evolversi. Sì, ma lo farà, perché sono tutti ragazzi giovani gli animatori, quindi riescono a portare anche le novità. Attualmente siamo ancora nella fase liscio, Sì, al momento siamo lisci. Siamo ancora nella fase. A parte che liscio ci sono anche dei giovani, cioè nulla di male, però obiettivamente tra un po' bisogna cominciare a pensarci. Sì, sicuramente, speriamo. Tra 90 anni dove ci saranno che fanno con cosa che si chiama la trap. Sì, esatto. Ecco, no, al centro diurno c'è stato un ospite che voleva De Gregori, De André, ecco. È l'unico però che voleva della musica dei cantautori, ecco, degli anni 70. Per cui... Però vedi, i nostri anziani lì sono ancora, sono anche molto anziani, parliamo di 85, 90, anche 100. Avete quanti centenari? Sì, avete? Sì, un paio di centenari, sì. Ah. Fantastico. E quindi sono ancora legati a Massimo Ranieri, oppure molto alla musica, va molto la musica che non ha 100 anni, Massimo Ranieri, però 70 credo li abbia tutti, quella, grazie a Renato, che è il nostro animatore, che canta la musica napoletana, che quella piace a tutti, insomma, almeno a me piace molto, sempre molto bella con la scala in fa diesis, va bene. È vero, è proprio la scala napoletana, proprio in fa diesis, in chiave proprio. C'è sempre, allora c'è sempre, tranne le eccezioni ovviamente. Comunque le scrivono: dottoressa Romanini, lei è troppo brava a dirigere molti servizi, farmacie comprese, grazie. Ha detto prima la 2 ha fatto un po' più fatica a partire, perché è quella al centro fiera. È stata aperta ormai quasi 5 anni fa. Adesso abbiamo dei progetti anche con l'amministrazione di rilancio, e comunque adesso sta andando bene. Vi invito ad andare, la nostra direttrice, la dottoressa De Negris, è molto competente, attenta, hanno delle belli sconti. Ultimamente hanno degli sconti interessanti sugli integratori post-influenza, e poi abbiamo anche Veralab, dell'estetista cinica, siamo distributori di Veralab, che sono questi cosmetici che sono ottimi, io li uso da anni, a Montichiari siamo gli unici, insomma, anche penso Castiglione non ce ne siano. Anche perché tra l'altro il cosmetico sbagliato può scatenare delle reazioni allergiche anche pericolose. Per cui giusto anche lì, perché è una cosa che ti metti a contatto, finisce in parte anche sulle mucose, tante volte, non so, dell'occhio e cose di questo tipo, per cui bisogna starci attenti. Allora, le leggo ancora un messaggio, poi andiamo in pausa. Dottoressa Romanini, per favore, se potete fate più sconti sulle medicine da banco. Sì.
so che ci sono sempre delle scontistiche, poi c'è anche la possibilità, c'è una tessera dove si raccolgono dei punti e raccolti un certo numero di punti si hanno 10 euro di sconto, 20 euro di sconto, per cui se si va di frequente ci sono anche sconti ulteriori. Per cui c'è anche questa tessera, sì, punti, sì, appunto. C'è una tessera, sì. Che vale per tutte e due le farmacie? No, vale per la 2. Per la 2, per la, 2, per la farmacia 2. Al momento, due. Sì. Ok. Allora, facciamo così, per le prospettive 2024 ne parliamo adesso tra poco, quindi con la dottoressa Lorella Romanini, che è la direttrice amministrativa della Multichiari Multiservizi. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Assieme alla dottoressa Romanini, Lorella Romanini, che è la direttrice amministrativa della Multichiari Multiservizi, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Voglio per il 2024, adesso ne parliamo, ma lei lo sa che l'erba voglio viene, che cresce solo nel giardino del re, eccetera, eccetera, viene, è legata alla farmacia, perché era Carlo Magno che, se all'epoca non c'erano le medicine, c'erano le erbe medicinali, eccetera, voleva nel suo giardino più erbe medicinali possibili, perché era un po' ipocondriaco, diciamo così. Quindi l'erba voglio, il giardino del re, viene da Carlo Magno. Ah, ma non lo sapevo. Ecco. Allora, che cosa volete comunque, a parte l'erba voglio, per il 2024? Allora, vogliamo portare avanti i progetti già iniziati e soprattutto presso la RSA vorremmo, abbiamo già iniziato per il periodo di Natale, ricollegare di nuovo la realtà degli anziani con la realtà dei giovani, delle scuole, degli scout, che era una cosa che si era molto persa negli anni precedenti a causa della pandemia. Abbiamo già iniziato l'incontro con una classe delle elementari durante il periodo di Natale, poi sono venuti anche dei ragazzini, dei bambini dell'asilo a cantare, quindi ho visto gli anziani molto felici nel ritrovare il rapporto con i giovani. Quindi continueremo soprattutto a lavorare con le scuole come facevamo in passato, perché è molto importante sia per l'anziano poter vedere i bambini, sentire i loro racconti, poi i bambini ti fanno il disegno, rivedono i loro nipoti, e anche per i bambini sentire le storie, i ricordi di questi anziani che sono la nostra memoria storica. Quindi continueremo a lavorare in quel settore, inizieranno anche un gruppo di scout, sempre per ricollegarci un po' anche al territorio, al paese, perché anni fa era molto forte il legame fra la casa albergo e Montichiari, poi a causa della pandemia chiaramente con tutte le restrizioni si è allentato, quindi vorremmo di nuovo ricollegarci al paese, per dire un'attività che facevamo sempre, era andare al bar il venerdì a bere il caffè, fare il giro al mercato, sapete che il venerdì c'è il mercato a Montichiari, cosa che invece non si è più potuta fare, speriamo di ricominciare in primavera e poi avere anche i ragazzi, i bambini, le scuole, insomma un po' più di movimento che fa sentire gli anziani ancora parte della cittadina, insomma della realtà in cui sono vissuti. Tenete conto che l'80% sono persone di Montichiari, quindi ci tengono così a rimanere legati al territorio. C'è questo 20%, quindi voi prendete anche da fuori. Li abbiamo presi in alcuni momenti, abbiamo preso anche persone da fuori che magari di Castiglione piuttosto che di Calcinato, cioè comunque abbastanza le persone della zona. Però comunque sì, noi diamo la precedenza ai residenti a Montichiari, poi se in alcuni momenti non c'erano domande, allora sì, adesso ce ne sono 100, per cui adesso è impensabile. Ci sono 100 persone in lista da fare. Ma tra l'altro, adesso poi le vado a leggere i messaggi, non si preoccupino gli ascoltatori. Se ne comincia, se lo sa, perché adesso proprio non. Se ne comincia a parlare, ma penso di sì anche a livello nazionale, perché comunque il popolo italiano invecchia. Vedevo un rapporto sulla provincia di Brescia, è una più vecchia, tra l'altro, anche proprio come età, eccetera. Quindi. Sono strutture e servizi che dovranno essere al momento col tempo. Sì, c'è questa mentalità per cui la RSA si possa superare, purtroppo non si può superare, anche se noi per dire abbiamo la RSA aperta, che è un servizio di Regione Lombardia gratuito per chi ha determinate caratteristiche, però è per persone che hanno, anziani che hanno determinate caratteristiche, e per cui si portano i servizi della RSA a domicilio, però non credo sarà mai completamente superabile, perché ci sono persone veramente compromesse che richiedono un'assistenza così pesante
che anche con due badanti non ce la fai, o l'RS aperta. Per due badanti, ragazzi, cioè stiamo parlando di 12 ore ciascuno, esatto, non è che parliamo. Di costi anche almeno molto 3 superiori, ci vorrebbero, di costi anche molto superiori all'RSA. Quindi, oltretutto, ci sono un sacco di figure di professionisti nell'RSA, i medici, i fisioterapisti, gli educatori, che al domicilio non puoi avere. Quindi difficilmente sarà superabile la RSA, anche se c'era tutta questa discussione dopo il Ma cosa sarà un futuro di co-housing, quello italiano? Sì, a me piace molto la nostra Villa Lucia, i mini alloggi protetti. Credo che bisognerebbe lavorare molto per incentivare la creazione di questi mini alloggi protetti per anziani, che sono pochi, penso che qua ce ne sono pochissimi, come i nostri, ovvero staccati dalla RSA, che sono veramente autonomi, non quelli all'interno della RSA che alla fine diventa il repartino della RSA. I nostri sono proprio autonomi, hanno la loro libertà di uscire, di rientrare, hanno tutta l'assistenza di cui hanno bisogno, e in un ambiente loro, autonomo, indipendente, quello è l'ideale. E chiaramente parliamo di anziani autosufficienti. No, non sono autosufficienti, parzialmente autosufficienti, perché è protetto proprio perché c'è l'infermiera la mattina che dà la terapia, se hai bisogno dell'igiene te lo fanno, devi comunque non essere totalmente non autosufficienti. Per chi è totalmente non autosufficiente o chi ha forme di demenza, la RSA è l'unica risposta possibile. Eh sì. Allora, le dicono, per quanto riguarda la cultura, ha fatto una mostra importante a livello internazionale, tipo Van Gogh. Eh sì. Dai, Monet. Eh sì. Cioè, vabbè, Renoir. Dovremmo trovare dei finanziatori potenti, ma non allora, abbiamo scoperto che non gli piace né Van Gogh, né Monet, né Renoir. Gli piacciono, ma credo che non siano accessibili. So che ci sono state donate dagli eredi del Conti Lecchi delle miniature molto belle, per cui il Museo Lecchi si è arricchito ulteriormente ed è già molto bello, quindi, perché poi doniamo anche quadri anche a musei importanti, perciò vi invito intanto a visitare il Museo Lecchi, che è molto bello, in attesa della mostra su Van Gogh. Chissà. Allora, non le ho detto Manè, perché se avesse detto che non le piace ero d'accordo. Allora sarei stato d'accordo. Allora, dunque, fate una mostra importante, le abbiamo letto. Poi ancora vi diamo un altro messaggio. Dottoressa, alla casa albergo c'è tanto da aspettare nell'RSA? Le chiedono. Adesso ci sono tante domande, come vi dicevo ci sono 100 persone in lista d'attesa, e fate conto che l'80% è di Montichiari, e quindi c'è da aspettare. Allora, cercate personale anche alla RSA? Allora, alla RSA cerchiamo spesso personale, in questo momento noi abbiamo due reparti appaltati a due cooperative importanti, quindi se volete fare domanda, poi noi al limite, se non è necessario nel nostro reparto a gestione diretta, la giriamo alle cooperative, che sono comunque molto serie e molto importanti. Rivedete questa non è un messaggio, glielo chiedo io, un riposo particolare, anche perché abbiamo detto all'inizio, si tratta di lavori estremamente stressanti dal punto di vista emotivo, perché ripeto, appunto, c'è l'anziano che soffre di demenza, che continua a dire la stessa cosa, l'infermiera magari, o insomma l'operatrice o l'operatore sta lì per otto ore se la sente, e domani ricomincia a sentirlo, ecco. Quindi ci sono turni su 4 giorni, 2 riposi, quindi 2 riposi, si rispettano i contratti. Allora, c'è tanto da aspettare per avere un posto nella RSA, questo gliel'ho letto. Nell'RSA fate venire i giovani e gli anziani che raccontano loro la vita, sarebbe molto bello. Sì, abbiamo, allora, come vi dicevo, anche secondo me è molto bello che vengano i giovani. Poi abbiamo anche un gruppo di volontari, abbiamo 7-8 volontari che sono molto bravi, molto attenti, e seguono gli anziani sia dal punto di vista del caffè, gli fanno il caffè, biscottino, ma anche dal punto di vista culturale. Abbiamo un nostro volontario che legge i libri, legge delle riviste, in modo da tenerli anche sempre così aggiornati sull'attualità. Allora, sono una persona che ha la mamma ospite nella RSA, sono molto contenta di come viene trattata, grazie. Quindi questo è una cosa che ci apprezza, perché alla fine il nostro lavoro ha quel significato lì. Tra l'altro, non abbiamo detto oggi, ma ricordiamolo, allora, i posti intimi, il bagno eccetera, sono rispettati tranquillamente, però la RSA è videosorvegliata comunque, cioè videosorvegliata proprio perché se un anziano cade lo si vede, insomma. Sorvegliata nelle zone comuni, la legge, non nelle stanze per la privacy. Ovviamente, ecco, appunto, però c'è questa attenzione anche nelle zone comuni.
Grazie per il mantenimento della colonia felina, dicono anche. Sì, la colonia felina c'è da diversi anni, poi si era vuotata, non c'erano più gatti, adesso ci sono due gattine, e ne avevamo altri, uno è venuto a casa mia, adesso vive da me, un gattino, c'erano anche due gattini, li abbiamo adottati, uno io e uno un altro ragazzo. Sì. Per cui... ok, va bene. Allora, dottoressa Romanini, perché non fare una mostra di pittori solo bresciani? Tra l'altro, guardi che se lei va, per esempio, nella Pinacoteca del Castello Sforzesco di Milano, rimane stupito del fatto che due terzi dei pittori sono bresciani, Foppa, sì? Eccetera. Sì, ah. Per esempio, per cui. Girerò la vostra richiesta al nostro direttore. Per cui si potrebbe fare anche di pittori del passato, sì, effettivamente. Sì, sì. Allora, visto che abbiamo un paio di minuti, vorrei chiederle ancora. Qualche cosa sul 2024, qualche cosa che volete fare? Sì, sul 2024, allora poi come vi dicevo vogliamo anche lavorare molto sulle farmacie, vorremmo che le due farmacie facessero più, almeno è una mia, ma non è solo mia, anche del nostro CDA, facessero più lavoro di squadra, vorremmo che ci fossero, che tornassero gli incontri sulla salute, che erano stati molto interessanti, perché quello che deve differenziare le comunali dalle farmacie, chiamiamole commerciali, è proprio questa maggiore attenzione alla clientela e alla prevenzione, no? È molto importante che diventino anche presidi di prevenzione. Noi abbiamo anche a fianco della farmacia comunale 2 Sillaba un punto prelievi, quindi insomma stiamo fornendo, poi stiamo valutando anche la possibilità di ampliare i servizi sanitari, vorremmo dare sempre più servizi alla cittadinanza in quanto proprio legati al comune, quindi e qua per quelli che chiedono fate anche questa analisi qua, cioè, lì di fianco c'è Sillab, quindi sì, si può fare. Sì, abbiamo il punto prelievi che l'abbiamo affidato a Sillab e quindi questa grande attenzione proprio alla prevenzione anche, non solo a diventare dei distributori di medicine. Nell'RSA, ve l'ho detto, vogliamo incentivare molto il centro diurno integrato, che è un altro servizio ottimo che previene l'inserimento nell'RSA, perché se il centro diurno integrato funziona bene, l'anziano può rimanere al suo domicilio e quindi è un servizio che vedo apprezzatissimo, abbiamo degli operatori molto bravi e quindi vogliamo incentivare il centro diurno integrato, la RSA aperta e lavorare anche in genere sulla soddisfazione del personale. Certo. Perché io credo che, anzi io mi proprio prendo l'occasione per ringraziarli tantissimo per il lavoro che svolgono tutti veramente, dall'ufficio dove ho delle collaboratrici bravissime, ai reparti, alle farmacie, ai musei, e veramente li ringrazio tutti perché penso che la ricchezza fondamentale della nostra società non siano tanto i bilanci, ma siano le risorse umane. È vero. E poi bisogna sempre ricordare, ma questo comunque sia, a Montichiari come in qualsiasi parte del mondo, che il personale è composto da persone che vanno rispettate. Sì, sì. Allora, dunque, le scrivono ancora, deve stimolare più persone a usufruire dei nostri servizi sanitari, dice un... Sì. Fate per esempio l'elettrocardiogramma a domicilio, chiedono. Vabbè, no, quello... A domicilio, insomma, dovresti portarti tutto l'apparecchio dietro. Però io fanno l'elettrocardiogramma. Sì, Silla probabilmente lo fa. Sì, sì. Allora, siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo Lorella Romanini, che è la direttrice amministrativa della Montichiari Multiservizi. Grazie a voi, buona giornata agli ascoltatori e a tutti.